Ciao a tutti e benvenuti su Come realizzare tutos DIY ispirazione. Oggi siamo qui con voi con un nuovo video e andiamo a fare qualcosa di nuovo. Andiamo a realizzare dei mobili giocattolo con lo slime. Assurdo, vero? Nemmeno io ci avrei mai pensato, ma alla fine, insomma, vale la pena provare. Qui ho questo bellissimo slime che è fantastico, super trasparente, io li adoro quelli tutti puliti. E andiamo ad utilizzare questo slime per realizzare il nostro primo mobile, che sarà proprio una bella poltroncina per la nostra pupazzina Playmobil. Quindi, sì, lo sto muovendo un pochino. Vado a dargli una forma a pallottolosa, più o meno. Quindi lo metto un po' così, magari lo appiattisco un poco. E poi lo vado ad infilare dentro questa bustina di plastica, che così non mi si secca. E gli andrò a dare la forma del mobile che voglio. Quindi lo sono andato ad appiattire e vado a prendere anche un elastichino piccolissimo. Vado ad arricciare la mia bustina. Gli do la forma della poltrona e poi metto l'elastico per far sì che questa forma rimanga tale per tanto tempo. Ho sistemato la mia poltroncina e devo dire che è venuta molto molto carina. La faccio immediatamente provare a Lisa, che mi dice che la trova extra comoda. Guardate che carina, sembra una di quelle poltrone fatte ad acqua, proprio come i letti. Penso che ne farò ancora di queste qui, perché sono decisamente una bella idea. E poi, come potete vedere, stanno ferme al loro posto, sono comode, tengono bene la pupazzina, hanno lo schienale più largo, quindi sono extra carine. E penso che siano anche un bel pezzo di arredamento. Se avete degli slime più grandi, penso che voi possiate realizzare la stessa cosa anche per altri pupazzi, ad esempio le Barbie o qualche bambola. Sicuramente l'idea rimane sempre quella. Bene, adesso non mi resta che crearne un altro po' e mostrarvi come mi vengono. Ok, ho realizzato altre due sedioline, sempre con lo stesso procedimento. Ne ho una crunchy qui e questa qui verde che è molto carina e, come potete vedere, è anche un po' più grande. Tiene meglio la pupazzetta e in generale è molto molto carina come idea, devo dire. E penso che sarà perfetta per lasciare un bel tocco di arredamento alla casetta di Lisa. Ebbene, il video di oggi finisce qui. Per questo vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, a lasciare un bel commentino e anche a iscrivervi al canale, dove praticamente facciamo tantissimi video simili e sempre dedicati ai DIY. Ebbene, per oggi è tutto. Noi ci vediamo prestissimo con nuovi DIY. Ciao!